Salve a tutti e bentornati nel mio studio. Oggi ripercorreremo ancora una volta le orme di questo meraviglioso libro che è il libro dell'arte di Cennino Cennini, scritto tra 300 e 400 ed è uno dei testi fondamentali per capire come lavoravano i pittori in epoca medievale. Oggi, dopo aver scoperto nella scorsa settimana come inossare, cioè ricoprire di uno strato di polvere d'osso, una tavola, per prepararla a ricevere il disegno, oggi appunto andremo a disegnarci sopra. Che cosa useremo per disegnare? Ovviamente non c'erano le matite come abbiamo noi oggi e quindi utilizzavano una cosa un po' diversa. Che cosa ci dice Cennino Cennini al capitolo 8? Ci spiega in che modo dei incominciare a disegnare con il stile e con che luce. E quindi ci spiega appunto. E poi abbi uno stile d'argento d'ottone o di ciò si sia, purché dalle punte sia d'argento, sottili a ragione, pulite e belle. Dove lo troviamo uno stile d'argento? In realtà, essendo una tecnica che viene usata tuttora, si possono trovare nelle mesticherie più fornite o anche su internet in certi determinati siti, queste cose qua, che sono la versione moderna dello stile d'argento di Cennino Cennini, scusate. Questa è una punta di argento puro al 99%, inserita in un manichetto, ecco, questa è inserita in un manichetto per praticità, ecco, però si trova proprio anche solamente la mina singola, senza niente. Quando l'acquistate su internet è già affilata, però comunque si può affilare con un po' di smeriglio, per rendere il tratto più sottile. In sostanza, che cosa succede? Questa mina di metallo passata sulla carta, se la carta è opportunamente trattata, rilascia una striscia che può essere molto simile a quella di un lapis a mina molto dura. È un tratto molto leggero, ovviamente, si può sfumare solamente generalmente con il tratteggio, perché non è una polvere, rimane proprio una striscia grigia, leggerissima, quindi ecco, bisogna ritornarci su con il tratteggio per fare le sfumature, però può essere usata benissimo, è una tecnica molto affascinante e ovviamente adesso proviamo a vedere se seguendo le indicazioni del nostro libro ci possiamo ricavare qualcosa di decente. Noi andremo ad utilizzare quest'oggi sia la tavola preparata con l'osso della scorsa volta, sia un foglio di carta da disegno molto semplice per vedere la differenza e per vedere che tipo di accortezze bisogna usare per lavorare sull'uno e sull'altro supporto. Quindi adesso, senza indugio, andiamo con il nostro video. A presto! Allora, guardiamo adesso come il nostro stilo d'argento reagisce al disegno su questa tavola inossata. Vediamo un po' che succede. Ecco, sì, oddio. Beh, devo dire che per avere un tratto bisogna un po' faticare. Bisogna un po' faticare, effettivamente. Che a me sembra che stia portando via l'osso sopra, ma boh. Come mai? Proviamo a vedere se è una questione di venatura a volte. Ecco, sì, oddio, è difficile farci. È proprio difficile farci dei segni con questa penna. Ma effettivamente bisogna premere molto poco. Ed ecco, sì, questi sono proprio segni neri. Ok, ce la possiamo fare. Questi sono proprio segni neri, ma guarda, non è decisamente semplice, ragazzi. Non è decisamente semplice. Almeno sulla tavola d'osso è abbastanza complicato, devo dire.
Sì, ecco adesso fa proprio un segno nero come di matita, ecco, sì, e rimane anche, ecco. Boh, proviamo a disegnarci qualcosa, dai. Allora, questo è quanto. Devo dire che forse ho capito perché Cennino Cennini consigliava, soprattutto a chi stava apprendendo l'arte del disegno, di utilizzare una tavoletta di bosso. Sicuramente lo faceva perché il bosso è un legno molto compatto e vi posso garantire che in questo legno qui, che è abbastanza tenero in superficie, con lo stilo di metallo così, si fa molta fatica ad ottenere un tratto grigio. Intanto si tende a grattare parte del legno sotto, perché ovviamente per quanto uno possa dosare la pressione, cioè è sempre metallo contro legno. E oggettivamente, avendoci questo legno sotto delle venature un pelino marcate, probabilmente questo non aiuta nella realizzazione di righe fluide, diciamo. Il problema è proprio quello di tirare una linea grigia senza inciampare nella venatura. Comunque, devo dire che non sarà come capolavori di Dürer, per carità, però comunque, ecco, diciamo che ci si può disegnare, ci si può assolutamente disegnare. Quindi adesso sono curiosa di vedere cosa succede invece se proviamo questo stilo sulla carta, quindi andiamo a provarlo. Ecco, adesso abbiamo invece un foglio di carta. Io ho preso un foglio di carta normalissimo da disegno, un Fabriano F2, giusto, giusto per provare. Allora, intanto vediamo se il nostro stilo riesce a tracciare qualche segno. Ok, allora io non so se è perché è già sporcato. No, era perché era già sporcato dalla polvere d'osso che c'era sulla tavola. Comunque, ecco, un po' di segni molto 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 leggeri li fa. Quindi direi che su questa carta si può tranquillamente usare. Vediamo un po' se adesso, seguendo le indicazioni di Cennini, se io metto un po' di polvere d'osso sopra la carta.
ho capito bene, dovrebbe bastare proprio sporcarla così. Vediamo un po' se c'è qualche differenza. Oddio, un pochino più scuro viene effettivamente. Tra l'altro bisogna anche azzeccare, sì, decisamente viene più scuro, bisogna anche azzeccare l'inclinazione della punta. Ecco, ho decisamente adesso rispetto. Comunque non è semplice. Non è semplice per niente usare questo stile di piuma. Comunque, ecco, abbiamo un tratto molto simile a una matita a punta dura, per cui ecco, direi che si può tranquillamente disegnarci qualcosa. Adesso, io personalmente mi sembra che con la polvere d'osso funzioni molto meglio, quindi Cennini ha ragione. Allora, ecco qua. Dunque, non so se si vede bene in camera. Comunque, devo dire una cosa. Su carta io ho fatto più fatica. Non credevo, ma ho fatto più fatica a lavorare con questo stilo d'argento. Probabilmente perché questo genere di carta è. Oddio, forse non è abbastanza. Forse andrebbe bene una carta più liscia, probabilmente, perché la punta scorre un pochino meglio. Con questa carta ruvida che ho usato io, effettivamente ho fatto un po' fatica. Comunque, alla fine è venuta. Devo dire che ho notato una cosa: quando si è riusciti a fare il tratto, una volta che ci ripassiamo sopra, poi scurire è molto semplice. È come se la striscia di metallo, che comunque di ossido, non so cosa, rilascia lo stilo d'argento, probabilmente costituisce una sorta di adiuvante per la striscia di metallo successiva, diciamo. Diciamo che è molto più semplice, lo stilo non inciampa assolutamente, quindi è proprio tutta un'altra cosa. E quindi niente, questo è il risultato. È un piccolo disegnetto. Comunque, ecco, devo dire che il risultato mi piace molto. Voglio provare una cosa. Chissà se questo stilo di metallo fa un tratto indelebile oppure no. Proviamo a vedere. Ops, certo, magari se pulivo la gomma. Vabbè, bello della diretta, abbia pazienza. Sì, direi che si può anche cancellare con una gomma normale. Direi che si può cancellare sulla carta con una gomma normale. Ecco.
Bene, allora ragazzi, che vi devo dire? Abbiamo provato anche a disegnare con l'argento, che vogliamo di più? Io mi sono divertita come al solito e quindi adesso andiamo alla conclusione. E siamo sopravvissuti anche a questa lezione di arte medievale direttamente dal libro di Cennino Cennini. Io spero che il video vi sia piaciuto. Io personalmente mi sono divertita come una bimbetta, come al solito. Se avete delle domande, se mi volete dire le vostre impressioni, potete usare i commenti qua sotto. Se vi è piaciuto questo video, potete mettere un like per supportare il canale. E se non volete perdervi i prossimi aggiornamenti, potete iscrivervi, mi farà molto piacere. Per il resto non mi resta che dirvi ciao, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, siate sempre curiosi perché la curiosità è il succo della nostra esistenza. Ciao a tutti e alla prossima!